Viaggio sentimentale dell'immaginario cinematografico che racconta le librerie, i librai, le libraie, i luoghi moderni o classici, racconta le facciate delle librerie, racconta incontri galanti e casuali, racconta gli scaffali esplorati, sfiorati, racconta i clienti che leggono in libreria, si scambia di idee, è un po' una specie di viaggio nel cinema che va da Vogliamo vivere di Lubitsch negli anni 40 fino a innamorarsi di Hugo Grosbar, fino a Hugo Cabret, fino a C'è posta per te, fino a Notting Hill. Lascio la parola a Luca Casartelli che con me ha co-diretto il video e l'ha montato in una maniera accattivante. Esatto, sì, ho aiutato Paolo in questo lavoro, ormai lavoro con Paolo da un po' di anni che si porta avanti. Su questo video abbiamo lavorato comunque abbastanza, abbiamo cercato sempre di trovare comunque un filo conduttore, nonostante le tematiche, passando sempre dalla libreria e comunque dalla figura del libraio, erano le più disparate. Appunto i film che abbiamo, che Paolo ha scelto, sono comunque molto differenti tra di loro, ma sono molto contento perché secondo me il lavoro è ben riuscito proprio essendo riuscito a trovare un filo conduttore che unisca tutte le librerie, tutti i librai, tutti la passione per i libri che abbiamo condensato appunto in questo video assieme. Grazie. Public Library è un sogno di unire idealmente i luoghi del cuore che per me sono inevitabilmente i luoghi che fanno cultura, che la distribuiscono e che la immaginano. Questo è il segnalibro che abbiamo realizzato per l'iniziativa che si presenta oggi presso l'Istituto ICMA che ci ha ospitato, ma all'interno anche del Via Book, che è una rassegna importante per la nostra città e vuole proprio far partire questa iniziativa che sarà sicuramente, avrà sicuramente bisogno di qualcuno che la voterà, di qualcuno che segnalerà, e questo sul sito della Prealpina che si è resa disponibile, e i luoghi che per ognuno di tutta la provincia di Varese sono i luoghi del cuore, quindi librerie, biblioteche, associazioni, per poi arrivare a realizzare tutto il video, avere dei testimonial, che sono ovviamente gli autori, e infine creare davvero questa mappa culturale, un po' come le vie del vino, le vie del tartufo, in questo caso saranno le vie dei luoghi del cuore, che sono quelli ovviamente che fanno cultura. Ecco, ovviamente grazie al video che mostreremo per la prima volta oggi qui, e che semplicemente in un po' di minuti, perché sono 24 minuti, ma restituisce davvero con una poesia unica quello che è per moltissimi, sicuramente per me, per tutti questi 40 anni, è stato un libro, cioè un aprirsi a mondi incredibili, impensabili, in fondo senza spostarsi da un centimetro né dalla libreria, magari neanche da casa. Adesso cedo la parola all'assessore alla cultura, nonché vice sindaco del comune di Busto, che ci ospita. Manuela Mazzioli, grazie. Via Book torna a Busto Arsizio dopo alcuni anni di assenza e torna davvero in un'edizione grandiosa. È il festival del libro e dell'editoria, perché a Busto Arsizio c'è un grande sistema libero. Ci sono 8 librerie, 6 case editrici, 2 biblioteche, quella civica ma anche la capitolare, oltre a tutte quelle che sono nelle scuole, negli istituti scolastici e anche alla casa circondariale. Ma ci sono anche associazioni dedicate alla promozione del libro. Tutto questo meritava davvero una vetrina importante, un contenitore importante, una settimana come quella che siamo usciti ad organizzare proprio con l'aiuto di questa rete potentissima e affiatata, con la cabina di regia dell'amministrazione comunale
e dell'assessorato alla cultura in particolare, che ho l'onore pro tempore di guidare, 27 appuntamenti, di cui 4 collaterali, per un'intensa settimana in cui anche riflettere sul prodotto libro, in cui valorizzare il suo enorme valore, quello di aiutare a crescere, aiutare ad educare, a rieducare, in generale ad elevarci, ad elevare gli individui e quindi le comunità. È importante leggere, è importante frequentare la cultura, ma avere un libro sempre con sé è un ottimo compagno di viaggio per questa esperienza meravigliosa che vogliamo riprendere al più presto, dopo la pandemia, che si chiama vita. Eleva. E il libro è il primo oggetto culturale con cui noi veniamo in contatto. Ti ringrazio in particolare Luca Carrattelli che con me ha diretto il video e l'ha montato ed è un volontario dell'Istituto Santo Gatto Michelangelo Antonioni. Grazie, buona visione. Una volta mi disse: quando leggiamo una storia, la abitiamo. Le copertine dei libri sono come i tetti e le mura. Una casa. Più di ogni altra cosa al mondo, lei amava il momento in cui finiva di leggere un libro. La storia continuava nella sua mente, come il più vivido dei sogni. Su, vieni. Dove stiamo andando? Oh, nel posto più meraviglioso della Terra. È come l'isola che non c'è, l'isola del tesoro e il mago di Oz messi insieme. Buongiorno, signor Lapis. Ah, Isabella. Grazie di questo. Credo di essere praticamente innamorata di David Copperfield. Fotografia? In fondo, angolo a sinistra, ripiano in alto. Grazie. Vuoi un libro? No. Non ti piacciono i libri?